La senatrice Liliana Segre, è stata apostrofata in maniera, pesante, molto pesante, sui social e Conte annuncia norme contro il linguaggio d'odio online. Bene, siamo tutti d'accordo che, è incorretto, non va bene, aggredire socialmente nessuno. Però, mi stupisce che Conte salti sulla sedia immediatamente quando si parla di un senatore parlamentare di centro-sinistra. Quello che ha fatto Giuseppe Conte è giustissimo, giustissimo. Però come mai non è saltato in piedi quando Repubblica ha fatto quell'articolo sul giornale, un'intera pagina di insulti e offese alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Come mai Conte non è saltato sulla sedia quando Salvini ha ricevuto online decine e decine di minacce di morte, insulti di ogni tipo, addirittura con foto appeso a testa in giù da politici del Partito Democratico? È già grave da semplici cittadini, ma addirittura da esponenti politici in carica. Perché Conte non salta sulla sedia? Perché non è saltato sulla sedia prima, ma adesso, come ha detto ad Assisi per le commemorazioni di San Francesco, ha detto: io sono un uomo di pace. Stessa cosa che aveva ripetuto alla manifestazione dei 5 Stelle per il compleanno numero 10: io troverò lavoro a tutti gli africani che arriveranno in Italia e li farò scendere tutti. Visto questo nuovo suo modo di fare quasi sacerdotale, perché salta sulla sedia solo immediatamente? Non hanno neanche finito di aggredire Liliana Segre, che là già lui aveva subito chiamato gli organi di stampa per dire: attenzione, ma bisogna essere. Tu sei il presidente di tutti o sei il presidente di una parte? Sei il presidente del Consiglio di tutti gli italiani o solo di qualcuno? Quindi attenzione, le aggressioni social sono indipendenti che si tratti di una persona di centrodestra, centro, centrosinistra, sinistra, estrema destra o estrema sinistra. Chiunque merita lo stesso rispetto, non solo la senatrice Liliana Segre, a cui va tutta la mia vicinanza, e perché gli insulti, i leoni da tastiera, attenzione, i leoni da tastiera. Ma io ricevo insulti tutti i giorni, dalla mattina alla sera 24 ore. Solo che cosa succede? Io ricevo più o meno 4.000-5.000 messaggi ogni giorno sotto i video. Sono più quasi 4.000 video che ho sul canale. Quindi io non posso andare a vedere tutti i messaggi perché è impossibile. Quindi io i messaggi sotto i video non li vedo. Non li vedo. Nella community uguale. Ci sono dei post con sotto 130, 140 messaggi, 180. Che credete che io possa andarmi lì a leggermi tutti i messaggi di ogni post che c'è nella community? No, a volte mi passa di sfuggita un messaggio, vedo l'insulto alla mia persona, gratuito, al canale, che faccio? Inabilito la persona, nel senso che la persona può continuare a essere iscritta, a vedere tutti i video, ma non può più commentare. In nessun modo, ma mi capita ogni tanto di vedere qualche persona rabbiosa con la bava alla bocca, la inabilito, ma ogni tanto mi capita. Quindi, quello che dico io, non bisogna dar peso ai leoni da tastiera, cioè non bisogna dare, sono persone sconosciute che in una qualunque parte del mondo, perché può essere un italiano che vive in Groenlandia, che ti insulta nascosto dietro una tastiera. Ma che importa? Tanto non lo conosci, non sai chi è, magari è una persona che ha dei problemi personali, una persona che ha i suoi 5 minuti che non sta bene, non lo so, o comunque è arrabbiato contro la vita, contro il lavoro che fa, sul lavoro tutti i giorni gliene fanno di tutti i colori, e l'unico modo, la sua rivalsa è dietro la tastiera aggredire me che non mi conosce attraverso uno schermo piatto che non è neanche tridimensionale, quindi a mio avviso
Non bisogna dar credito neanche minimamente ai leoni da tastiera, ma qualunque insulto ti facciano, anche il peggiore del mondo, lasciate perdere. Sono persone che non conoscete. Lasciate, questo è il mio consiglio, lasciate perdere. Intanto dobbiamo lavorare, dice, tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social. Lo dice il nostro presidente Giuseppi, intervenendo in Campidoglio alla giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, proprio nella giornata del folklore, no? Attenzione, io ripeto, i centinaia di messaggi che arrivano a Liliana Segre, ma non arrivano solo a Liliana Segre, centinaia di messaggi di odio arrivano a tutti i politici, che siano di destra o di sinistra, arrivano a tutti. Non bisogna però saltare sulla sedia quando si parla solo di Liliana Segre. Lui doveva saltare sulla sedia già da molto tempo, però non l'ha mai fatto. Ha mai preso le difese della Meloni? Di Salvini, che sono i principali recettori degli insulti di odio, nel senso che, attenzione, chi riceve più odio in questi anni è proprio Salvini e la Meloni. Sono quelli che ricevono più messaggi d'odio e più rancore. Quindi, caro il mio Conte, dovevi dirlo prima, ci fai sempre delle brutte figure. In questo caso, povera signora Segre, va tutta la nostra vicinanza anche di Teleitalia, però tu, Conte, dovevi dirlo prima, già da tempo, tu lo sai perfettamente quanti insulti riceve Salvini. Se tu devi essere imparziale, dovevi difendere anche Salvini e la Meloni, non adesso. E poi aggiunge, è un mio auspicio, non spetta al Presidente del Consiglio dettare l'agenda del Parlamento, però mi piacerebbe che tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento valutassero questa possibilità e quali siano le norme più indicate per contrastare le aggressioni verbali che dobbiamo bandire dal nostro consesso sociale e umano, ha affermato ancora Conte parlando con i giornalisti al termine della manifestazione. Ma attenzione, a tirar fuori questa storia è Repubblica, quel quotidiano, che, beh, Repubblica che ha fatto tutto un po' di elenco di insulti ricevuti da Liliana Segre. Lo stesso quotidiano che 2 giorni fa diceva a Giorgia Meloni che era la leader dei coatti, che era una burina, che non se la sposa nessuno, che non è quasi neanche una buona madre, che è volgare, che arriva dalla garbatella in modo dispregiativo, che è la leader delle persone di periferia insultando le persone che abitano in periferia. Lo stesso giornale che ha rivolto 150 righe di insulti alla leader di Fratelli d'Italia, oggi dice: guardate che cosa fanno i leoni da tastiera a Liliana Segre. Capite che è illogico un comportamento del genere? Ma attenzione, i leoni da tastiera in qualunque caso possono essere puniti proprio in sede penale contestando agli autori quando sono identificabili, il reato di diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante prevista dalla legge Mancino. Deve essere comunque identificato chi è che la persona. Attenzione, si può perfettamente identificare anche se la persona si presenta con un nome anonimo e crea un profilo falso. La polizia postale è in grado di identificare tutti, chiunque. Attenzione, chi. Chiunque, bisogna fare uno screenshot, cioè una fotografia dell'insulto con la persona, il mezzo di comunicazione, l'orario e tutto quanto, si può procedere penalmente per diffamazione a mezzo stampa. Attenzione, se voi sul vostro profilo Facebook insultate la persona, qualunque persona, e non è necessario che sia un politico, questo insulto si chiama diffamazione a mezzo stampa, perché la vostra diffamazione viene veicolata a un pubblico vasto, quindi è diffamazione a mezzo stampa.
diffamazione che può avere l'aggravante che può essere discriminazione per motivi religiosi, razziali o etnici. La pena sarà più severa con l'applicazione di questa aggravante. Quindi insultare Liliana Segre a mezzo stampa, cioè con diffusione Facebook eccetera eccetera, dicendogli tu sei un riguardo alla sua nazionalità o religione, attenzione, è diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante per odio razziale, religioso o etnico. Quindi attenzione a quello che vi sto dicendo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.